Ciao, buona giornata ancora una volta a tutti e bentrovati ancora in collegamento da Sanremo, dove ormai manca pochissimo all'apertura di questo Festival 2017 e uno dei protagonisti sarà Maldestro. Ciao, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, non so se, come devo chiamare, Maldestro, Antonio? No, come ti pare. Okay. Allora, Maldestro intanto da dove arriva? Ah, da dove arriva il nome? Sì. No, perché lo sono realmente, sì. Inciampo sempre, sto sempre in un'altra dimensione diversa da questa, se a tavola si rompe qualcosa sicuramente si volteranno tutti verso di me perché già sanno che sono stato io, quindi insomma è un nome scelto non per fare il personaggio ma per rappresentarmi al meglio per quello che so. Ecco, senti, a proposito insomma di rappresentare al meglio quello che sei, no? Tu musicalmente arrivi con un brano, possiamo definirlo cantautorale, quello che viene portato, ecco, raccontiamo un po' questa canzone che arriva, dunque, la canzone per Federica. È una canzone che ho scritto qualche anno fa, che come tutte le cose che scrivo è venuta fuori in modo naturale, dedicata a una persona che realmente esiste, una mia carissima amica a cui voglio un bene dell'anima, perché nonostante le avversità della vita ha sempre avuto un sorriso per tutti e una forza della natura pazzesca, e per me è stato un onore poterla immortalare in una canzone. Ecco, tra l'altro guardavo il video, no? In cui, cioè, fino all'ultimo secondo non si riesce forse a capire proprio il senso di questo brano, no? Che immagino che sia poi quello che volevate trasmettere anche con il video. Ma la storia qual è esattamente? Così raccontiamola anche ai nostri ascoltatori. No, nel video ho cercato di raccontare insieme poi al regista, che è Cosimo Alemà, il passaggio dall'adolescenza al mondo degli adulti. Infatti nel video c'è questa bambina che accompagna questa ragazza in tutto il video, sono vestiti uguali, fanno quasi le stesse cose, perché in realtà lei non è altro che la bambina, non è altro che la sua giovinezza, che perderà quando metterà il piede nel mondo degli adulti. E nel video viene spiegato quando lei incontra quest'uomo, si innamora e per la prima volta si lascia andare. Ecco, senti, invece, per quanto riguarda questa esperienza di Sanremo, il primo impatto com'è stato, no? Nella fase di prova, di contatto anche con gli altri artisti, il contatto con l'orchestra, come ti sei trovato? Oh, benissimo, è stata un'emozione fantastica suonare con l'orchestra, sono di una professionalità spaventosa e di un'umiltà bella che ti arriva addosso, ma questo è arrivato dai tecnici, dai macchinisti, dai registi Rai, insomma persone veramente squisite. Credo che al di là del festival, della gara, delle luci, insomma, quello che resta sono proprio le persone, perché credo che ti possano far crescere e tornare a casa con il bagaglio pieno di cose belle. Maldestro in collegamento da Sanremo, tra i protagonisti della sezione delle nuove proposte. Prima dicevi che questo è un brano che hai scritto qualche anno fa, quindi immagino che tu non avessi l'orchestra in testa quando è nata questa canzone, no? Com'è stato poi soprattutto il risultato di aggiungere tutto quello che è stato aggiunto ad un brano che magari, non so, si può suonare anche solo con la chitarra? Ah, è stata una cosa bella, anche perché nel brano era prevista l'orchestra, magari non di 60 elementi ma ridotta, quindi poi sentirla suonata in quel modo durante le prove sembrava avere un treno dietro che corresse, quindi è stata una cosa veramente spaventosa e bella, perché ti eleva il tuo brano di un centimetro in più. E allora non vediamo l'ora di vederlo anche con l'emozione dell'esordio al Festival di Sanremo. Incrociamo le dita noi Super Partes, facciamo il tifo per tutti ovviamente, perché sia la musica chiaro. A trionfare. In bocca al lupo a questo punto a Maldestro. In bocca al lupo, grazie mille e buon lavoro. E noi ci risentiamo da Sanremo più tardi. Ciao a tutti.